Carissimi amici, prosegue il nostro cammino quaresimale, siamo arrivati alla quinta di questo tempo di quaresima, domenica prossima già entreremo a Gerusalemme celebrando l'ingresso di Gesù con la festa delle palme. La Chiesa ci presenta ora un'altra tappa del nostro cammino di fede. Dopo la purificazione nel Tempio, dopo questo coraggio di guardare oltre noi stessi, di alzare lo sguardo e cogliere nell'innalzato sulla croce il segno dell'amore grande di Dio per noi, oggi sentiamo nascere dentro di noi il desiderio che avevano i greci che erano saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Vogliamo vedere Gesù. E non basta soltanto alzare lo sguardo, ma deve nascere in noi il desiderio di vedere Gesù. E qui il verbo che viene usato è theorein, cioè vogliamo contemplare Gesù. Come si fa a contemplare Gesù? Dove sta Gesù? Perché Filippo lo dice ad Andrea. Andrea e Filippo poi vanno a dirlo a Gesù. E Gesù fa questo lungo discorso che in un certo senso si divide in due parti, presenta due dimensioni. Da una parte dice, è giunta l'ora che il figlio dell'uomo, come il chicco di grano caduto in terra, non muore, rimane solo, se invece muore produce frutto, così. Allora, da una parte Gesù parla di questo abbassamento, di questo perdersi per amore, di questo morire per dare la vita, proprio come il chicco di grano cade in terra. Ma se il chicco di grano non marcisce, non muore, da esso non può venire fuori la vita. Quindi chi trattiene la vita per sé non può essere fonte di vita, non può essere fecondo per gli altri. Questa è la prima dimensione che Gesù presenta per poterlo contemplare, per poterlo vedere. Allora, ogni qualvolta noi perdiamo per amore la nostra vita, siamo come il chicco di grano che in terra va marcendo. Ecco, la storia della nostra felicità è la storia del marcire a noi stessi per rinascere altro da noi come portatori di vita. E l'amore ci permette di fare questo. E Gesù dove lo trovi? Gesù lo trovi ogni volta che muori a te stesso per amore. Gesù lo trovi ogni volta che sei disposto a perdere la vita o qualcosa che riguarda la tua vita, il tuo tempo, le tue energie, i tuoi talenti, per amore. Se tu sei disposto a perdere la vita o parte di essa, per amore, tu troverai la vita, contemplerai Gesù, perché lo incontrerai proprio lì, nel punto, direi, di passaggio fra la dissolvenza del tuo io e il rinascere del Dio in te, fra la morte del tuo peccato, al tuo peccato e la risurrezione dell'amore che è in te. Questa è la prima dimensione. Poi Gesù presenta una seconda dimensione. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E allora, se la prima dimensione è quella della kenosi, dello svuotamento, dell'annichilamento, annichilimento, del farsi nulla, proprio farsi nulla. Diceva Santa Teresa
che io possa desiderare tutto essendo disposta a volere nulla. E questa è la prima dimensione. La seconda dimensione invece è l'innalzamento, vedete, dall'abbassamento all'innalzamento, dalla morte alla vita. Io, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. La croce, allora, è una forza d'attrazione tale da affascinarci, perché la croce dice l'annullarsi di Dio, dice il fallimento, se vogliamo, da un punto di vista apparente, umano, di Dio. Ma proprio in quel fallimento c'è la sua vittoria, in quel nulla c'è il suo tutto. Gesù sulla croce si fa chicco di grano che muore, proprio sulla croce, e morendo per amore attira i nostri sguardi, ci seduce. Sono 2000 anni che noi ci facciamo il segno di croce, che teniamo una croce anche al collo o nelle nostre stanze. C'è sempre una croce che ci segue, ci accompagna. Bene, questo innalzato sulla croce ci affascina, ci seduce e attira tutti verso di sé. C'è un punto di attrazione che rende l'umanità uno, pur nella distinzione, quando tutti gli uomini, quando tutte le donne si faranno sedurre dall'amore più grande che arriva fino a dare la vita, saremo davvero una umanità una e il mondo sarà una casa. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Thank you.